Scoperto il vaccino anticancro, istruisce le difese, entra in circolo e, come un cavallo di Troia, porta con sé le istruzioni per rendere riconoscibile le cellule tumorali al sistema immunitario. Attraverso questa azione potenzia la risposta contro il cancro e anche l'efficacia dei farmaci immunoterapeutici, contrastando i fenomeni di resistenza a questi trattamenti. Da Italia Viva, fango elettorale sul Movimento 5 Stelle. Tempo sale il conto dei danni nelle campagne per l'estero Kiev ad agosto, attesi 3 miliardi di dollari da Washington. Boccia, giovani al centro del programma del PD, tutti parlano da giorni del terzo polo. Caldo al via la raccolta delle mele in Italia. Ancora per la OM, educazione finanziaria, la parola rimane ai territori. Doppietta azzurra per lo sport nella ginnastica artistica. Prima medaglia per l'Italia per gli europei di nuoto. E il Settebello, ancora per lo sport, soffoca la Serbia e vince. Per i titoli dei quotidiani, Corriere della Sera, Terzo Polo, Guida Calenda, La Repubblica, La Vecchia Fiamma. La stampa, le promesse dei patrioti, l'Italia che nuota a razzo. Libero, deliri spaziali antifascisti su Marte, i furbetti del partitino a caccia di poltrone. Il Fatto Quotidiano, impresentabili nelle liste calciomercato sui seggi. Il Tempo, assalto finale, Calenda, Iori e Renzi contro il caos per il Messaggero. Questo e molto altro su notizinoclick.com. Grazie per avermi seguito fin qua, vi do appuntamento alla prossima rassegna, senza prima ricordarvi che se volete diventare giornalista per un giorno potete cliccare qua. Grazie ancora, Loredana.